Eccoci amici e amiche. Sono voluto venire qua in questo posto un po' magico di Tenerife per fare questa diretta, che c'è un po' di vento, però cioè, tra poco ci sarà il tramonto. Ci siete? Mi sentite? Eccoci. Allora, mi piace questo posto di Tenerife in particolare perché ho già parlato in altre occasioni, perché ci sono le scuole di surf, non so se le vedete, se riesco a farvele vedere con la telecamera, vediamo un pochino. Vedo i surfisti, vediamo, eccoli lì, insomma qua ci sono, siamo a posto qua, qua ci sono le scuole di surf dell'isola e chi ha provato a fare i corsi qua sono rimasti tutti entusiasmissimi. A me piace molto questa idea, cioè questa metafora, no? Dell'imparare a surfare le onde, anche perché quando ci si inizia ad appassionare di fisica quantistica e si incontra questo concetto del collasso della funzione d'onda di Schrödinger, no? Viene un po' voglia a tutti di imparare a surfare queste onde, no? E quindi la metafora è proprio quella lì, cioè impariamo a surfare le funzioni d'onda di Schrödinger, le funzioni d'onda del possibilismo. E infatti stasera vi voglio parlare, ma non si sente? Non mi sentite? No, vuoi dirmi che sono qui che parlo da solo e non mi sentite? Non ci credo. Datemi un segno, l'audio si sente? Buonasera. Adesso si sente? Quindi allora io adesso vi lascerei qui come sfondo. Non so cosa riuscite a vedere. Allora qui abbiamo il sole che sta per tramontare. E poi qua abbiamo i surfisti che stanno cavalcando le onde da una parte e altri surfisti che stanno cavalcando altre onde dall'altra parte, no? Quindi sono ragazzi che vengono qua per imparare a cavalcare le onde, no? Che è un po' quello che faccio io con chi mi segue, con l'entusiasmologia, no? Imparare a cavalcare le onde del possibilismo. C'è un po' di vento, forse l'audio è un po' brutto per quello, E poi scusate se tengo gli occhiali, ma c'ho proprio il sole qua in faccia. Allora, questo è tra l'altro uno dei momenti magici della giornata in cui io amo mettermi qua a guardare il sole, perché è l'unico momento del giorno, ciao a tutti carissimi, è l'unico momento del giorno in cui tu puoi guardare direttamente il sole e all'alba e al tramonto, e i benefici di questo sono veramente infiniti. Eccola la Claudia, la mia amica, che qua c'è stata in questo posto qua. Quindi fra l'altro, ecco, una delle cose che una delle scoperte recentissime è che i raggi infrarossi vicini, near infrared, quelli prodotti dal sole, che non ci sono nei locali chiusi, nei luoghi illuminati artificialmente, questi near infrared già hanno la capacità, la proprietà di riuscire ad attraversare anche il teschio, cioè passano attraverso la pelle, passano attraverso le ossa, arrivano negli occhi e anche dall'esterno, inondano la retina, e quando i near infrared raggiungono le cellule della retina, questa
è una scoperta recentissima, si attiva nei mitocondri la produzione di melatonina, un antiossidante straordinario, importantissimo per il corpo, e questo è una delle terapie naturali più potenti per recuperare la vista. Sapete che fa le foto per facce del sole. Io intanto leggo i vostri commenti, quello che tengo di un piano. E quindi si è scoperto che la melatonina a livello subcellulare è fondamentale, viene prodotta nei mitocondri stessi quando vengono raggiunti dai raggi infrarossi vicini, e hanno un'azione antiossidante e hanno un'importanza fondamentale, ad esempio, per tutte le cellule che sono coinvolte nella visione. Tant'è vero che il decadimento normale, diciamo che c'è questa idea del decadimento della vista dai 40 anni in poi, adesso si è scoperto che può essere contrastato, limitato, proprio grazie all'azione di raggi infrarossi vicini diretti negli occhi, anche con gli occhi chiusi. Se tu, io ad esempio, adesso mi metto qua così, verso il sole, se apro gli occhi e guardo il sole, questa è la situazione più magica, perché c'ho i fotoni proprio che sono partiti da lui 8 minuti fa, hanno fatto il viaggio nello spazio e poi arrivano nei miei occhi. E questa è intelligenza extraterrestre evolutiva straordinaria. Ma la cosa bellissima è che la componente dello spettro solare in questo momento è ricchissima di luce rossa e infrarossa, che è proprio quella di cui le cellule che hanno questo compito importante della visione sono particolarmente bisognose e avide, no? Quindi sembra che il decadimento della vista dai 40 anni in poi derivi soprattutto dalla mancanza di adeguata esposizione alla luce solare. E infatti tutti quelli che praticano questa tecnica, il sun gazing, non so come si pronuncia, cioè quelle meditazioni che si fanno osservando il sole, si può fare solo la mattina all'alba e al tramonto, insomma non è che puoi farlo di giorno, perché hanno tutti una vista straordinaria. Quindi io ho conosciuto persone a 90 anni che riescono a leggere senza occhiali, e sono persone che vivono all'aperto, con gli occhi aperti alla luce del sole. Comunque io stasera vi volevo parlare di entusiasmologia esperienziale, perché insomma un po' quello che sto facendo di più ultimamente in questi ultimi 3 anni folli dell'umanità e dell'Italia in particolare, no? Quindi se prima era un optional imparare a rendersi autonomamente felici e soprattutto imparare ad essere intuitivi, cioè quindi capaci di accorgersi di cosa è vero e di cosa è falso, diciamo che prima era un optional, era un lusso di chi aveva tempo per dedicarsi a queste cose qua, no? Quindi invece adesso è, diciamo che considerando come siamo messi, considerando come ci hanno trattato in questi ultimi anni, adesso è diventata una necessità, no? Quindi penso che tutti si sono accorti più o meno, ovviamente sono quelli che non vogliono accorgersi, che preferiscono l'obbedienza, perché ovviamente è la cosa che richiede il minimo sforzo intellettuale, obbedire, no? Però penso che tutti si sono accorti, no? Che c'è una strategia proprio diabolica, io non ho altre parole per definirla, che utilizza la paura, la separazione, l'impoverimento anche come strumento di controllo delle masse, no? Quindi l'obiettivo di questi esseri è quello di avere un controllo totale sulla vita di tutti. Allora, ci sono quelli a cui piace obbedire, gli ignavi hanno bisogno di qualcuno a cui obbedire, no? E se obbediscono a qualcuno che vuole il loro bene, gli va bene; se obbediscono a qualcuno che vuole solo i loro interessi, è un casino, no? E quindi adesso diciamo che con quello che è successo in questi ultimi 3 anni bisogna darsi una mossa, insomma. Quindi darsi una mossa in che senso? No? Cioè bisogna riconquistare una visione completa della realtà. Abbiamo questo metodo scientifico moderno che ha portato alla razionalizzazione di ogni cosa, quindi
tutto è stato reso, l'esperienza umana è stata resa, è stata annichilita praticamente, il valore delle emozioni non ha nessun valore per la razionalità, per il metodo scientifico moderno. Ciao! E quindi viviamo in una società razionale dove contano solo i numeri, no? Viviamo oltretutto in una società razionale che è vittima di questa roba che all'inizio sembrava bella, cioè sapete questo sogno americano, no? Ogni tanto si sente dire il sogno americano, no? Che cos'è il sogno americano? Il sogno americano è uno poveraccio che diventa ricchissimo, no? Punto, no? Senza specificare come, perché, facendo del bene, facendo del male, rubando, uccidendo, no, cioè tu sei un povero, diventi ricco, per il sogno americano sei un mito, no? Quindi gli americani hanno un po' questa cosa qua, e il problema adesso del mondo è che ci sono questi americani che con questa visione qua del profitto a tutti i costi, insomma, stanno un po' creando devastazioni ovunque. Del resto noi basta che pensiamo un po' anche alla storia, no? No? Quando ci sono stati questi inglesi che sono andati via dall'Inghilterra e sono arrivati in America, sono arrivati nelle Americhe, e lì c'erano gli indiani d'America, no? C'era la popolazione locale, non è che questi sono arrivati e hanno detto ma sì, facciamo amicizia, condividiamo le nostre culture, no? Impariamo, insegniamoci, no, sono arrivati, li hanno sterminati per possedere la terra, no? Quindi ragionano così questi, no? Competizione estrema attraverso la sottomissione dell'estraneo, no? Quindi tutti estranei, tutti da sottomettere, e quindi noi dobbiamo uscire da quell'incubo lì. Ci stiamo riuscendo, per carità, perché comunque è stato fatto tantissimo, ovviamente quelli che non riescono a fare a meno della televisione, quelli sono spacciati, no? quelli ormai lavaggio del cervello fatto, e quindi saranno lì a votare. Non voglio parlare di ste robe tremende. Adesso c'è il momento magico in cui il fuoco tocca l'acqua, l'aria, cioè sono tutti gli elementi, non so se riesco a farvelo vedere, no? Il tramonto qua con le onde. Insomma, quindi qua no, cioè non possiamo contare sugli altri, sul governo, sulla realtà esterna per la nostra felicità. Dobbiamo imparare a renderci felici, dobbiamo imparare anche a renderci fortunati, quindi capaci di realizzare quello che desideriamo. E questo è quello che io faccio, che condivido con l'entusiasmologia, in particolare con l'entusiasmologia esperienziale. Cosa vuol dire esperienziale? Vuol dire che noi facciamo la teoria. Non volevo distrarvi dal momento magico. Noi facciamo la teoria, ma facciamo anche la pratica. La pratica è la cosa più importante. Allora però aspettatene, perché adesso... Allora, davanti ci abbiamo l'archetipo del dare, del maschile, del padre, dell'assoluto. E dietro ci abbiamo la luna che è quasi piena, l'archetipo del femminile, dello spirituale, del rapporto con l'invisibile, col mistero, con l'incertezza, no? Quindi questo è veramente, io godo, sono qua in mezzo tra il maschile più sano, l'ego felice, costruttivo, il desiderare, l'ambizione, il desiderio di autosufficienza del sole, e la luna quasi piena che è l'archetipo di quello che serve all'umanità adesso, una spiritualità felice. Dobbiamo recuperare questo rapporto con l'invisibile e il mistero, dobbiamo imparare a convivere con l'incertezza, perché nell'incertezza c'è il possibilismo, nel possibilismo è dove si creano i miracoli. E quindi quello che io cerco di fare, condivido soprattutto con tutti questi corsi che sto facendo qua a Tenerife, perché ho scoperto questo posto quando è iniziata la pandemia, ho fatto il primo corso qua come esperimento, è stata una roba veramente più che entusiasmante, è stata veramente un'esperienza, e da lì praticamente ogni 2 mesi io tengo un corso qua, proprio perché esperienziale vuol dire facciamo esperienza. Quindi la teoria, che teoria è? La teoria è la teoria dell'entusiasmologia, quindi è fisica quantistica, è filosofia ermetica, è sciamanesimo,
e quindi io ho condensato il meglio di tutto quello che di più straordinario ho scoperto nella mia vita, che soprattutto ha aiutato me ad uscire da quella visione limitata, limitante della realtà, che è quella che ci viene offerta dall'educazione, dal senso comune, dal metodo scientifico moderno, no? Cioè questa idea che solo ciò che è osservabile, ripetibile, dimostrabile è reale, tutto il resto non esiste, è follia, no? Quindi io credo che al mondo, all'umanità adesso serva recuperare una spiritualità felice, un rapporto con l'invisibile, il mistero, che sia costruttivo, che sia felice. Vuoi venire a Tenerife? Vieni. Allora io domani, dopodomani faremo questa esperienza con la luna piena in diretta online con un gruppo di praticanti che mi seguono, e faremo questa esperienza grandiosa da qua, da un punto proprio magico dell'isola. Ma ho in programma per settembre, con la luna piena di settembre, c'ho un corso di entusiasmologia esperienziale qua a Tenerife dal 3 al 10 settembre. Quindi a chi interessa vai su www.entusiasmologia.com e lì trovi tutti i miei corsi. Ci sono i corsi, quelli videocorsi, quelli già registrati, ci sono quelli in diretta online, ci sono quelli esperienziali, e adesso in particolare c'è questo qui che ho già iniziato a preparare, che è quello che faremo con la luna piena. Cioè la luna piena, diciamo che è l'esperienza clou, no? Cioè noi vivremo tutta una serie di esperienze, no? Quindi c'è la teoria di base, quella più importante della fisica quantistica, insomma, che amo di più, che chi mi segue sa, di cui parlo sempre, no? Quindi l'effetto tunnel soprattutto, e poi la funzione d'onda di Schrödinger, il principio di indeterminazione di Heisenberg, insomma cose bellissime da sapere, cose bellissime da scoprire, e soprattutto l'entanglement, quindi l'azione a distanza. Questo fenomeno quantistico è quello che restituisce pieno valore all'invisibile, perché ci dimostra che l'invisibile non è niente. Nell'invisibile c'è un sacco di roba, nell'invisibile c'è l'anima di ogni cosa che esiste, quindi tutti i giochi si fanno. Ecco la Claudia che dice che dà appuntamento a tutti. E no, non a tutti, perché quello dell'11 agosto di meditazione è riservata, è solo per i praticanti come te che ha già fatto corsi qua con me, quindi non è aperta a tutti. Però siccome quella lì sarà una serata veramente magica, potentissima, bellissima, andremo in un posto pazzesco, no? Perché cioè, il bello dell'entusiasmologia esperienziale è quella lì, cioè andiamo nei posti del mondo dove la natura ti aiuta, dove la natura ti potenzia, no? Cioè, allora ovviamente chi è razionale e non è intuitivo e non è empatico non si accorge di niente, ovviamente, perché io lo sono stato e lo so come vive un razionale che non ha intuizioni e non ha empatia. Ma se c'hai almeno un minimo di empatia attiva, cioè l'empatia è la capacità di percepire l'energia, le emozioni di quello che ti circonda, quando arrivi in un posto così, non tanto, non mica anche solo per l'energia del posto, perché ovvio un'isola vulcanica in mezzo all'oceano, con il sole, con la luna piena, ci sono tutti gli archetipi della rinascita, dell'alchimia rinascimentale, no? Quindi è proprio un invito a rinascere da se stessi, cioè tutta la natura che ti fa per te, cioè tutto quello che ti circonda fa il tifo per te, no? E quindi io, cioè, mi viene così questo triste paragone quando sono in giro a Milano, invece che sono tutti lì incazzati neri a cercare di capire chi è vaccinato, chi no, chi vota a destra, chi vota a sinistra, cioè lì siamo veramente nell'incubo, no? Cioè, adesso vabbè, non voglio esagerare, no? Però è chiaro che si crea una grande differenza di potenziale, per cui tutti quelli che mi dicono ma perché non torni a fare i corsi in Italia, ma sì, tornerò adesso, ovviamente, adesso vediamo cosa succede con quelli che ci auguriamo andranno al governo dopo questa cosa, no? Perché se rimangono gli stessi che fanno gli stessi giochi, io rimango qua e venite voi, chi vuol venire viene qua, ma io lì dentro, in quella roba lì con i pass nazista, non ci torno. Quindi, chiusa la parentesi. Quindi, quando una persona ha un minimo di sensibilità,
si accorge anche quando un luogo lo potenzia o quando un luogo lo depotenzia. Se tu hai un minimo di sensibilità attiva, tu ti accorgi quando accendi la televisione se quelli che sono lì hanno un effetto su di te che ti migliora, che ti potenzia, che ti migliora lo stato emotivo, che ti rende più felice, che ti rende più entusiasta, o c'è lì dei professionisti del terrore che come unico obiettivo hanno spaventarti e sottometterti. Te ne accorgi. Quindi se proprio non riesci a accorgerti neanche di questo, allora mi sa che bisogna, cioè, non lo so, cioè io cerco sempre di partire da zero, dall'ABC, però insomma un minimo bisogna riuscire ad accorgersi, no? Quindi io amo questo posto qua sia per l'energia della natura, sia per l'energia proprio primordiale, no? Un'isola vulcanica, cioè, sia perché è vicinissimo all'Italia, ci metto lo stesso tempo andare a Rimini, andare a Roma, ci metto lo stesso tempo che venire qua, 4 ore di aereo sei qua. L'aereo costa come il treno per andare a Roma, l'aereo per venire qua costa come il treno per andare a Roma, quindi cioè, non è che tu dici vado in capo al mondo, però quando arrivi qui cioè, ti accorgi che c'è un'energia diversa, no? E quindi se tu come ambizioni hai di migliorare la tua vita, di renderti più felice, di collegarti finalmente alla tua anima e riuscire ad avere intuizioni, e riattivare i tuoi talenti, la tua creatività, la tua genialità, cioè vieni in un posto così, almeno c'hai una realtà esterna che ti aiuta, anche le persone, sarà che qua stanno tutti al sole, sarà che sanno tanti sono in vacanza, ma sono persone felici, e quando tu interagisci, sei in un ambiente dove ci sono persone felici, è completamente diverso che essere in una realtà dove sono tutti incazzati neri per un motivo o per l'altro, no? Quindi non è che io voglio fare pubblicità a Tenerife, cioè a me, io voglio fare pubblicità a quello che faccio io qua, cioè qua per me è il posto ideale proprio per venire, trasformarsi, rigenerarsi, rinascere da se stessi, potenziarsi ai massimi livelli per poi tornare dove uno vive normalmente, però capace di proteggersi, capace di accorgersi, capace di lasciarsi attraversare dalle cose tristi, diciamo, infelici, e di esprimersi comunque al meglio anche quando le situazioni esterne sono avverse, no? Quindi noi veniamo ad imparare a dare il meglio di noi stessi in un ambiente felice e potenziante per essere capaci di dare il meglio di noi stessi anche quando siamo all'inferno. Questo è il concetto, no? Quindi cosa facciamo quando veniamo qua? Facciamo delle cose bellissime, cioè c'è teoria, c'è pratica, tanta pratica, tanti rituali, sono rituali di benedizioni, sono rituali di potenziamento, rituali per bilanciare il dare e ricevere, insomma io non è che mi risparmio, proprio perché considerando l'emergenza che attuale dell'umanità, insomma io tutto quello che ho scoperto nella mia vita, anche le cose che un tempo erano considerabili segrete, no? Sapete che le massime della filosofia ermetica rinascimentale, della magia rinascimentale, sono sapere, volere, osare e tacere, no? C'è quella componente del tacere che è fondamentale, perché tutti gli aspiranti maghi rinascimentali che non hanno rispettato quel tacere lì ha fatto tutta una brutta fine, no? Quindi Giordano Bruno per primo, no? E quindi ci sono delle cose che bisogna imparare a tenere per sé, soprattutto c'è uno spazio dentro di noi che dobbiamo creare di assoluta riservatezza, di uno spazio segreto, cioè uno spazio riservato a tutto ciò che scopriremo nella nostra vita e che ci accorgeremo che sarà una cosa che non potremo condividere con nessuno. Io per anni nella mia vita ho cercato di essere intuitivo per scoprire cose da mettere nei miei libri, quindi io partivo già dall'idea che tutto quello che avrei intuito lo volevo mettere nei miei libri, no? E quindi tutto quello che ho intuito era solo quello che potevo condividere, no? Cioè, quindi ci sono vari livelli di conoscenza a cui tu puoi accedere con l'intuizione, no? Quindi
se tu non sai cos'è la riservatezza e tutto quello che ti passa per la mente, lo condividi con chiunque incontri, amici, conoscenti, parenti, con tutti, la conoscenza a cui tu puoi accedere è limitata proprio dal fatto che tu quella conoscenza la condividi direttamente con qualunque strano. Quando tu impari il valore della riservatezza, inizi a fare una selezione, no? Cioè inizi a creare uno spazio dentro di te di conoscenza che sai che quello lo puoi condividere solo con le poche persone straordinarie che incontrerai nella tua vita e che riconoscerai subito come degne di ricevere quel tipo di informazioni lì. E questo già è un passo evolutivo pazzesco, perché ti permette di ricevere informazioni intuitive di un livello estremamente superiore rispetto a quelle che si possono essere condivise con tutti. E poi c'è quello che io chiamo il terzo Graal, che è quello in cui lì dentro niente, lì dentro quello che arriva e metti lì dentro te lo devi portare nella tomba, nel senso che sono cose solo per te, sono cose che non puoi condividere perché verrebbero fraintese, perché verrebbero interpretate in un modo diverso, perché creerebbero più danni che benefici, no? Quindi noi partiamo sempre dal presupposto che il progresso, il miglioramento, l'evoluzione è tale quando c'è un aumento di felicità. Quindi il nostro compito è quello di essere felici, il nostro compito è quello di generare miglioramenti che siano evidenziati proprio dall'aumento di felicità. È la felicità che ti fa capire se c'è stata evoluzione o no. E io la cito spessissimo, no? Cioè, ho avuto i brividi quando sono entrato in questa scuola Montessori a Dubai, e sopra la porta d'ingresso c'era questa citazione della Montessori: la felicità del bambino è l'indice della validità del metodo educativo. Cioè, più il metodo educativo è valido, più il bambino è felice, no? Cioè, questa è una roba. E questo non vale per i bambini soltanto, vale per tutti, vale per noi, vale per il mondo, vale per l'umanità, no? Qui tutte le scelte vengono fatte solo in funzione dell'unico Dio, che è quello del denaro, che adesso controlla il mondo, no? E noi dobbiamo imparare a restituire valore alle emozioni, alla felicità. Cioè, non possiamo permettere più a nessuno di uccidere la nostra felicità, e anzi dobbiamo essere noi, dobbiamo imparare noi a diventare generatori e diffusori di felicità e di gioia, no? Quindi entusiasmologia sostanzialmente parte da un intento ambizioso, che è quello di raggiungere la connessione con la propria anima. Questa è la grande opera nostra, no? Almeno questo è quello che io credo, no? La grande opera tu la compi quando riesci a raggiungere, a vivere questa connessione diretta e consapevole con la tua anima mentre sei vivo, mentre hai un corpo, mentre puoi fare, mentre puoi creare, mentre puoi agire, no? Perché è chiaro che quando poi moriremo tutti torneremo ad essere anima, però a quel punto però il corpo non ce l'hai più, e quindi tutto quello che puoi fare col corpo e con la mente non lo potrai più fare. Quindi entusiasmologia, enteosiasmos, vuol dire raggiungere la connessione diretta e consapevole con il divino che è in te. Il divino che è in te è la tua anima. La tua anima poi fa da intermediario con qualunque concetto di divino tu possa avere, no? Quindi con la divina madre, col divino padre, con l'anima unica, con la monade unica. Quindi la nostra grande opera è quella lì. E io condivido tutto quello che di più straordinario ho scoperto nella mia vita, che ha permesso a me di raggiungere questa connessione, e con tutti quelli che vogliono vivere qualcosa di grandioso, no? E quando raggiungi la connessione con la tua anima, che ovviamente è un'esperienza bellissima, cioè può anche essere un'esperienza di beatitudine, eh? C'è chi ha vissuto la beatitudine nei miei corsi qua con me, quindi, però non è detto che si manifesti come uno stato di gioia così travolgente da attraversarti e riempirti pienamente. Cioè, la beatitudine è uno stato di gioia indescrivibile, è uno stato di pieno amore, di piena risonanza con tutto quello che ti circonda, no? Ed è, diciamo, uno degli effetti, possibili effetti della connessione con la tua anima, di quello che tu puoi vivere quando entri
in connessione con la tua anima, però a me non è che interessa raggiungere la beatitudine così per dire, per godersela e basta, no? Perché ci sono quelli che fanno queste cose per godersela e basta, non mi interessa, perché quando entri in connessione diretta e consapevole con la tua anima cambia tutto, cioè cambia tutto, le prospettive cambiano, cioè la visione della realtà cambiano i tuoi desideri, cambia tutto. E quindi nel momento in cui si entra in connessione con la nostra anima, a quel punto possiamo iniziare a fare cose importanti, cioè possiamo iniziare ad agire attraverso la risonanza e la coerenza, attraverso le nostre anime, ad agire vantaggiosamente su tutta l'umanità, perché noi siamo tutti collegati, siamo tutti in risonanza, e quindi ognuno di noi subisce gli effetti dell'umanità, ma ha un potere enorme sull'umanità, e quando un gruppo di persone riescono a unirsi in comunione di intenti, no? Quindi questi malvagi che vogliono tutti obbedienti fanno di tutti per dividere, per mettere le persone, per creare conflitti, no? Per creare competizione, no? E quindi noi invece impariamo a unirci a, come anime, in comunione su intenti grandiosi, intenti di gioia, di progresso, di gentilezza, di amore, di felicità, di un mondo felice, di persone felici, sorridenti. E questo è quello che facciamo. Quindi se c'è qualche malvagio che ha dei progetti nefasti sull'umanità e sa quello che vuole, quello che noi dobbiamo fare è sapere anche noi quello che vogliamo e fare in modo di dare attenzione a quello che vogliamo e fare in modo di dargli forza, dargli energia, fare in modo di rendere più probabili. Cosa vuol dire rendersi fortunati? No? Vuol dire essere capaci di produrre dei desideri che sono già così in armonia con l'universo, con i principi universali, ed essere capaci di dargli attenzione, essere capaci di dargli amore in modo tale da renderli estremamente probabili. Quindi farti capitare le cose felici che desideri, quindi usare proprio il desiderare come strumento di auto-miglioramento, di auto-potenziamento, no? Infatti noi partiamo da lì proprio, nei miei corsi esperienziali partiamo dal desiderare, no? Quindi ci focalizziamo su dei desideri importanti su cui essere in comunione come gruppo, desideri per noi come gruppo e per l'umanità come specie, e poi ognuno si genera i suoi intenti, i suoi desideri personali, quelli che vuole vivere, quelli che vuole esprimere per poter essere più felice, perché l'ambizione ovviamente è un'ambizione di più felicità, questa è l'ambizione più potenziante, più bella da cui ci possiamo guidare. Quindi ragazzi, ragazze carissime, vi voglio benissimo, qui il sole è tramontato, non vedo domande, quindi non mi state facendo domande, no? E quindi direi di concludere questa diretta, manifestare, brava, concludiamo questa diretta, allora vediamo cosa c'ho di bello da farvi vedere qua. Vediamo se la luna quasi piena, là già la si vede, eccola lì. Finiamo questa diretta, ecco l'archetipo della spiritualità felice, del rapporto con l'invisibile e il mistero, del rapporto felice con l'incertezza, l'archetipo dell'amore incondizionato. Quindi adesso direi facciamo un po' di grazie, grazie, sorridendo tutti insieme, anche se sentite solo il mio, siamo in 165, facciamolo tutti contemporaneamente a distanza, quindi seguite il mio ritmo, facciamo un po' di grazie, grazie, cercando di entrare in amore, nell'ammirazione con l'archetipo della luna. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie.
grazie, 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 a prestissimo. Chi vuole venire con me a Tenerife vai su www.entusiasmologia.com. grazie, ciao, buonanotte.